Non fare il bagno se non si è in perfette condizioni psicofisiche, entrare in acqua gradualmente dopo una lunga esposizione al sole, non entrarci affatto quando è esposta la bandiera rossa, non tuffarsi dagli scogli. Questi ed altri sono i consigli della Guardia Costiera riportati nel decalogo del bagnante. E ce ne sono altri per chi utilizza acqua scooter e windsurf, per chi fa pesca subacquea, per chi va in barca. Tanti suggerimenti, ma purtroppo non bastano. L'incidente è sempre dietro l'angolo, il caldo certo non aiuta e per questo occorre essere pronti ad intervenire. E così con l'inizio ufficiale della stagione balneare sono aumentati i controlli, soprattutto in mare. Qui a Bari siamo impegnati con 8 mezzi più un gommone, il quale si alternano durante le ore di maggior presenza balneare per monitorare tutta la costa e per prevenire situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità. A sorvegliare e pronti ad intervenire sulla spiaggia e nelle acque antistanti pane e pomodoro anche un gommone con a bordo un'equipe medica predisposto dalla ASL in collaborazione con la provincia di Bari. Nessun presidio invece a terra in tutte le spiagge baresi, dove però il 118 assicura un intervento tempestivo. Quello che viene fatto dal sistema 118 è sempre la routine, aggravata un po' da un maggiore afflusso di gente nelle zone rivierasche. Aumenteranno anche sicuramente le presenze anche dei turisti e i nostri mezzi stanno, diciamo, allerta per questo tipo di interventi anche.